niente, c'è quello che ha fatto l'assist che poi ha messo la sua squadra, allora di vincere a Sampdoria se puoi andare in eccellenza. L'abbiamo. Ma facciamo oggi una volta, vediamo il gioco adesso. Cambia di questo. Quando si parte è giusto che ci sia molto entusiasmo. Però purtroppo è stato il motivo. Da maggio, dal 15 maggio ad oggi, invece di esserci un crescendo entusiasmo, c'è stato un decrescendo entusiasmo. Nel senso che ci sono ragazzi che sono andati via, ragazzi che non hanno mai prestato il piacere di continuare questo percorso. Abbiamo avuto delle difficoltà, lui non nasconde. Però poi alla fine ci siamo riusciti ugualmente a mettere insieme, secondo me, un organico importante, un organico che dal mio punto di vista potrà fare bene. Però per fare bene è chiaro che bisogna lavorare sotto. E qui noi abbiamo uno staff tecnico che è di primissima fascia, che se lo seguite come dovreste fare, sicuramente. Io penso anche che faremo bene. Ci sono dei ritorni importanti, come quello di Matteo Casale, dei ritorni importanti come quello di Emanuele Neo, ci sono degli momenti come quello di Luca Galletta, una volta a posto perché rientra più poi abbiamo un ospite particolare, cui sono legato anche in modo affettivo, ed è Peppe De Salva, qui un applauso, perché è stato uno dei primi, insieme a un gruppo di ragazzi del nostro quartiere, che ha iniziato un percorso con il Santa Teresa Calcio qualche anno fa qui, questo è purtroppo non può giocare, ci auguriamo che a breve possa risolvere questa problematica che ha disciplinato. Basta, io non vi voglio dire altro, anche perché lascio la parola al sindaco, che ci ha onorato la sua presenza qui, la sua presenza qui come alla mangiata di fine anno e di nuovo presente in questa stagione, a dimostrazione del fatto che l'amministrazione è insieme a noi e accanto a noi, e questo ci dà forza, ci dà coraggio, ci inorgoglisce, perché dopo tanti anni per noi che facciamo calcio avere l'amministrazione accanto è un qualcosa di importantissimo. Lo staff tecnico che lo presento, lo conoscete già, mister Mimmo Moschella, Roberto Frazzica e il professore D'Angelo, insieme al nuovo entry, il professor Pippo Di Pietro. Un applauso a tutti e quattro, che saranno responsabili della persona della conduzione tecnica di questa squadra. Questa squadra, anche che brevemente, è molto giovane. Vedete già ragazzi che sono qui insieme a voi, è molto giovane, però il fatto che sia giovane non vuol dire che sia uno dei giovani che sono arrivati in prima squadra per una questione di età, una questione anagrafica. Noi abbiamo portato quest'anno in prima squadra, secondo noi, il meglio che il settore giovanile siciliano possa esprimere. Non a caso questi ragazzi hanno vinto tutto negli ultimi 3 anni i campionati regionali di competenza. Giovanissimi regionali, allievi regionali. L'anno scorso abbiamo messo la semifinale a Mille. Quindi non vi fatete un pochino trarre inganno dall'età 99, 2000. Sono i ragazzi che sono pronti quest'anno a fare una stagione importante. E io mi auguro tutti quanti che i grandi siano in grado di dargli i consigli giusti al momento giusto, perché attraverso il vostro consiglio, attraverso il vostro appoggio, attraverso la continuità degli allenamenti, Samuele, sicuramente potete fare una stagione importante. Chiaro, cerchiamo di allenarci bene, con intensità, con voglia, con partecipazione, con molto entusiasmo. Ci dovete il piacere di venire ad allenare, non è davvero grande, tanto per venire, qua dovete venire col piacere di allenarsi, perché se non mettete la voglia, se non mettete l'entusiasmo, andare ad allenarsi diventa un peso, non deve essere assolutamente così. Chi non ha voglia, ragazzi, chi non ha voglia, chi non ha entusiasmo, chi non è motivato, lo dica stasera stesso, sono puttana con l'abbigliamento, chiaro, non mi interessa. Me lo dice qua, mister, non ho entusiasmo per fare una stagione che dura 8 mesi, perché la stagione qualionica dura 8 mesi. Galletta mi ha detto, mister, se non va bene a dicembre mi trovato via, no, ci si Galletta. Qua tu firmi ora e poi se ne parla il 1 luglio 2018. Chiaro, perché l'ionica funziona così. Allora quando chi inizia deve finire. Ciao, Nesci, vai, Vegno, qua da noi non esiste. In bene o in male. Chiaro, dopo adesso entra il sindaco che ci porta il saluto e poi entra a chi vuole intervenire.